siamo Marco e Chiara e abbiamo un blog dal nome di Viaggio Scrittori che si focalizza su itinerari culturali, enogastronomici e paesaggi del nord Europa. Nella vita in realtà non siamo travel blogger a tempo pieno, abbiamo un lavoro full time, io lavoro in un'azienda di ricerca di mercato. Io lavoro in un'agenzia di comunicazione, però i viaggi restano la nostra più grande passione, quindi tutto il tempo libero che abbiamo lo dedichiamo a scrivere il nostro blog di viaggi e organizzare più viaggi possibile. Crediamo che anche per un blog di viaggi la qualità della scrittura sia molto importante, perché sul web troviamo già milioni di contenuti magari che sono destinati a promuovere la stessa destinazione, ma è proprio la qualità della scrittura che fa la differenza. Io devo essere in grado di raccontare un posto per come l'ho vissuto, quindi creare un testo che sia originale, che sia ricco di descrizioni e che faccia immergere i nostri lettori proprio nella destinazione che noi stiamo raccontando. Si pensa che magari adesso un blog sia un attimo passato in secondo piano rispetto ai canali social o sia uno strumento datato. In realtà il blog è ancora importantissimo, può attirare ancora un bacino enorme di lettori, quindi chi ha un blog, noi lo sappiamo bene, può veramente attirare tantissimi lettori sui suoi contenuti. Chiaramente i social offrono uno strumento diverso, offrono possibilità diverse, sono più sul momento, sono più istantanei, quindi danno informazioni veramente veloci e questo porta però le persone un po' a perdersi per strada magari qualcosa di importante. Sul blog possiamo raccogliere informazioni su un viaggio, un itinerario, in modo che rimangano nel tempo su internet e che possano essere trovati anche in futuro.